sì, dai. Io posso dire, guarda, veramente stavo parlando con il tuo papà di una cosa che io veramente vi posso dire fregiare, che sono incorruttibile. Su questo veramente posso mettere la mano sul fuoco, veramente. Vai. Simone, Simone Saturno, con noi sono ben 13 pezzi. Sì. Sì, sì. Vogliamo così bel parlare un po' di questo, non credo che sia un polpettone, anzi. Io questo me lo porto via, ma lo voglio ascoltare tutto. Ok, mi raccomando, non in macchina. No, perché poi a sbatte. Non ci credo. Non voglio averci sulla coscienza. Non ci credo. Voglio ascoltarmelo veramente con tranquillità. Oh, ricordiamo la Edel? Sì. Oh, bravi. Quelli della Edel, bravi. Li conosco ormai da qualche anno. Sono bravi perché hanno prodotto Simone. No, sono bravi perché vedono a lungo. Non lo so, qualcosa l'hanno visto, dai. Non so se a lungo o no, a breve, però dai. Simone, mi dai così qualche nozione su questo album? Allora, l'album si intitola Oltre Me, e ha un filo conduttore. Diciamo che sono tutte storie che io ho vissuto, pezzi di vita quotidiana. Tutte canzoni autobiografiche, e il titolo è appunto Oltre Me perché, come dicevo prima, attraverso la musica cerco di un po' abbattere determinate barriere, superare paure. Ogni volta che scrivo una canzone è come se mi autoanalizzassi, è un po' come fare una seduta con lo psicologo. E quindi queste 13, che poi effettivamente sono 11 più 2 bonus track, queste 11 canzoni sono pezzi di vita che ho collezionato e scritto, tradotto poi in musica da 4-5 anni a questa parte, quindi da quando ho appunto iniziato a scrivere. Sono tutte canzoni che hanno come filo conduttore, diciamo, l'amore. Però non volevo fare un disco banale, non perché l'amore lo sia come tematica, ma perché oggi, insomma, parlare d'amore è abbastanza usuale, nel senso che tutti si innamorano e quindi tutti, bene o male, insomma, ne parlano, certo, di questa tematica. Ho voluto affrontare tematiche anche un po' più pesanti, come per esempio l'omertà, che è una cosa che detesto. Il silenzio collettivo mi urta veramente al sistema nervoso, e quindi c'è una traccia, nel rispetto del tuo insegnamento, casomai dopo lo farò, certo, che tratta questa tematica. E, ci sono troppe cose che a mio avviso vanno male, e c'è poca forza da parte nostra nel reagire e combattere affinché il mondo vada meglio. Questa è, diciamo, la tematica forse un po' più forte del disco. Poi c'è un'altra tematica che è l'amicizia di convenienza. Oggi il dire sei mio amico è come dire ti amo. Sta in bocca a tutti, però poi effettivamente cosa significa? Certo. Ho vissuto un'esperienza in prima persona e questa cosa mi ha fatto valutare molto e pesare, soppesare il significato della parola amicizia. E poi c'è una canzone a cui tengo particolarmente, che era numero 11, Torni Sempre, che ho scritto per mio nonno, che non c'è più. Quindi in questa canzone affronto la tematica della morte, ma non come un qualcosa pessimistico, bensì una, come dire, sei in un'altra dimensione e forse puoi continuare ad ascoltarmi, puoi continuare a vedere quello che faccio, e prima o poi ci incontreremo e ti dirò tutto quello che magari non ho avuto modo di dirti, e questo è Oltre Me. Oltre Me, Oltre Me, che devo dire che un ragazzo di 23 anni credo che sia un bel lavoro, anche bello. Lo spero. Che dice il papà? Annuisce, sì. Sicuramente sì. Ascolta, vuoi farci un altro pezzo? Sì, visto che abbiamo parlato di nel rispetto del tuo insegnamento, farei quello lì. Sì.
io controllo sempre la chitarra, raccoglio io posso... cambio fisicato tasto. E io parlo anche con i nostri ascoltatori, dicendo se volete fare qualche domanda al nostro Simone, potete farlo allo 076-54-1970 e anche se volete giocare e vincere il biglietto per domani sera al Teatro Treviano di Civitavecchia per l'appuntamento con Max Giusti, potete farlo telefonando allo 076-54-29-70. Noi siamo qui pronti a andare in onda e fare quattro chiacchiere con voi. E ora ascoltiamo Simone Satù. L'informazione e poi saremo nuovamente qui per venire. Benissimo.